arte e sostenibilità. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Eccoci qui per un nuovo video che spero possa essere per voi molto interessante e per certi aspetti illuminante, perché no? In questo periodo la parola sostenibilità sta entrando prepotentemente nelle nostre vite. Finalmente si sta prendendo coscienza che per far parte di un ecosistema bisogna farne parte e non essere a carico di esso. Di conseguenza ci poniamo problemi su quello che mangiamo, su quello che indossiamo, su quello che usiamo per spostarci da un posto all'altro, e sempre più spesso arrivano sul canale tramite la posta dei messaggi del tipo: Ombretta, come posso sostituire la colla di coniglio? Ombretta, perché i pennelli devono essere fatti con setole di animali? Ombretta, non pensi che è un peccato uccidere un coniglio per fare la colla? Bene, io voglio fare oggi un po' di chiarezza e illustrarvi i metodi con cui rendere il vostro percorso artistico il più sostenibile possibile. Naturalmente queste sono le mie idee, che nascono da un lungo processo non soltanto di conoscenza dei materiali e quindi da un lungo processo di studio, ma anche da un lungo processo di vissuto in arte, che mi ha portato a constatare come determinate abitudini siano sulla carta magari foriere di ecologismo, foriere di sostenibilità, ma poi nell'atto pratico siano controproducenti per l'ambiente e per tutto il sistema. Cominciamo subito. Cominciamo col dire che la sostenibilità non è un qualcosa che nasce dal materiale, ma è un qualcosa che nasce dalla volontà di portare avanti un progetto sostenibile. Si può essere sostenibili usando materiali che non lo sono, si può essere inquinanti usando materiali sostenibili. Specialmente in arte, questa linea tra il sostenibile e il non sostenibile, l'inquinante, è molto molto sottile, e vi spiego il perché. Ci sono molti materiali nel mondo dell'arte e della creatività che sono materiali naturali. Ho citato la colla di coniglio, ho citato i pennelli fatti con setole di animali, e le colle animali sono veramente veramente tante nel mercato dell'arte. Ci sono le colle a base di amidi. Bene, tutti questi materiali, da un certo punto di vista, parlo delle colle di derivazione animale, dei pennelli con setole animali, potrebbero sembrare delle colle che vanno contro l'ecosistema, perché fatte dall'utilizzo di pelli, peli e ossa di animali. Ma in realtà, a voler analizzare bene, bene, ponderando, ragionando veramente sulle cose e non fermandoci alla superficialità, allo specchietto per le allodole, al tormentone che ci circola in testa da un po' di tempo a questa parte, queste colle sono molto, e questi utensili sono molto, molto, molto più sostenibili di altri. Partiamo proprio dalle colle, croce e delizia dei restauratori, di coloro che fanno artigianato, di coloro che si passano nell'utilizzo magari del legno, della scultura, colla di coniglio, gomma lacca che deriva dalla cocciniglia, un sacco di materiali, colla cervioni, colla di bue, pennelli con le setole. Partiamo proprio dalle colle. Molto spesso quando io vi faccio fare le icone, che sono proprio un sunto di quello che è il creato, quindi hanno parti animali come l'uovo per la tempera all'uovo e la colla di coniglio, centinaia, ragazzi, veramente sono centinaia le mail che mi arrivano dicendo: oh povero coniglio, oh tutte queste uova, peccato sprecarle così. Bene, è davvero un peccato sprecarle così? Analizziamo le colle. Se io uso un collante di origine animale, che impatto ho sul pianeta? Allora, al momento, allo stato attuale, nel momento in cui vi parlo, ha impatto zero. Perché?
La colla di origine animale non viene fatta uccidendo un animale per fare la colla, ma le colle di origine animali vengono create utilizzando gli scarti di lavorazione degli animali dell'industria alimentare. Ok? Quindi immaginate tutte quelle parti di carcasse, di pelli non utilizzate per l'industria alimentare, quelle parti che invece andrebbero buttate via, vengono rivendute ad altri tipi di aziende che lavorandole ne estrapolano il collagene, che è quello che molte signore mettono in viso per mantenere attiva la bellezza e l'elasticità della pelle. E questa materia, collagene, come dice la parola stessa, ha dei poteri aggrappanti e di colla veramente tenaci. È quindi un materiale che altrimenti sarebbe andato sprecato, buttato via. Ci sarebbe stato comunque l'uccisione dell'animale, la messa in circolo della sua carne e però le sue ossa e la sua carcassa, è brutto a dirsi, ma è così, sarebbe andata perduta, sprecata. Allora, in un ambito di sostenibilità, se io uccido un animale per nutrirmene, è bene che usi i suoi resti per fare qualcosa di utile. In questo modo rendo sacro, passatemi il termine, l'uccisione di quell'animale. Certo, prendere un animale e buttarlo via morto non rende, anzi rende ancora peggiore quello che è stato il doverlo mangiare. Il buttarlo via e al suo posto usare una colla sintetica con una base chimica e plastica non solo rende nefando il gesto dell'uccisione dell'animale, del non utilizzo dei suoi resti, ma rende nefando anche la nostra creatività, che avendo un'alternativa sostenibile ad impatto zero del pianeta, utilizziamo una colla acrilica o una colla plastica o una colla acetovinilica, per esempio, che invece sul pianeta hanno un impatto. Perché? Una colla plastica rimarrà sul pianeta per sempre, molto, molto, molto al di là del nostro passaggio. Vedete quindi come una scelta che non sembra sostenibile, l'usare una colla animale, diventa subito sostenibile nel non utilizzare una colla acrilica quando si può farne a meno. Voi mi direte, Ombretta, ma ci sono anche colle che derivano dagli amidi. Giustissimo, preferitele sempre. Però anche in questo caso io vi dico, le colle che derivano dagli amidi non è che vengono estrapolate senza sacrificio per il pianeta. Per coltivare gli amidi e quindi l'estrapolazione degli amidi, che può essere la colla di riso piuttosto che altri tipi, altri generi di amidi meno nobili, vengono irrorate piantagioni come per fare il riso, come per fare i cereali, che mettono a dura prova il nostro pianeta. Certo, non c'è sofferenza animale, questo devo prenderne atto. Però sono delle colle che, seppur tenaci, non hanno la stessa potenza delle colle animali e che possono servire solamente per un piccolo spaccato della creatività e non coprirne l'intero settore. Ritornando al fatto che nessun animale viene ucciso per creare la colla animale, mi conviene, in termini ecologistici, di rispetto per l'animale che è stato sacrificato e di rispetto per il pianeta, fare scelte animali. Perché fare una scelta di questo tipo non significa che gli animali verranno uccisi in massa per creare della colla, perché ragazzi, mettiamoci in testa che noi artisti sul pianeta siamo pochi, ma pochi, ma pochi, 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 pochi. La vendita della colla animale nel mondo potrebbe essere paragonata come alla vendita di una settimana di carne, ok? Lo stesso quantitativo di colla animale che si compra nel mondo potrebbe essere paragonata, e forse sto eccedendo, alla vendita di una settimana nel mondo
di carne, solo che lì ci fai un anno, forse due, e lì ci fai una settimana. Quindi quando scegliamo di essere sostenibili, dobbiamo fare un ragionamento più ampio che vada sul logico diretto. Animale no, acrilico sì, perché nessuno si è fatto male. Non si è fatto male neanche lì. E non vi deve spaventare usare qualcosa di animale per creare dell'arte, perché in quella risorsa, chiamiamola risorsa, c'è il non spreco di una vita e c'è la creazione di qualcosa che rimarrà per il futuro. Da oggi, quando scegliete la colla, non vi sottraete alla colla animale soltanto perché sentite questa parola, ma ragionate sulla provenienza. Così come vi dico, ragionate sulla provenienza dei medium. La tempera all'uovo no, la tempera al latte no, la tempera, cioè tutte le tempere naturali no, perché contengono parti di animali. Benissimo, allora usiamo gli acrilici, che sono plastica al 100% e che rimarranno sul nostro pianeta per sempre. Capite bene che il paragone non regge. Posso usare un uovo biologico di una gallina che non ha sofferto e non ho nessun impatto sull'ambiente. Posso usare una boccetta di acrilico ed avere un grosso impatto sull'ambiente. Quando parlo però delle pitture, devo fare un distinguo tra i veri artisti e gli hobbisti. Il vero artista può usare anche materia radioattiva, qui sto dicendo una bestialità, ma ho proprio per enfatizzare, ma il vero artista può usare qualunque cosa e non avrà mai nessun impatto sull'ambiente, perché creerà un qualcosa che verrà custodito dagli uomini per sempre. Quindi il suo impatto sull'ambiente sarà comunque minimo, perché creando un'opera d'arte darà valore a un oggetto e un oggetto di valore verrà sempre custodito e mai disperso nell'ambiente. Mentre un hobbista creerà tante piccole cose, tante piccole cose avranno un buon esito, tante piccole cose invece non risulteranno e verranno buttate via. Creerà cose più numerose, perché l'hobbista proprio si nutre, fagogita del suo hobby, no? Si nutre del suo hobby e quindi creerà. E tutto questo può portare alla produzione di cose che non sono oggetti d'arte, ma che sono oggetti o di artigianato, di alto o di bassissimo spessore, a seconda di chi li fa, che non verranno mai smaltiti, verranno buttati nella pattumiera e rimasti lì a sedimentare nel nostro pianeta. Quindi, più hobbisti siete, più, vi dico, usate materiali naturali. Meno hobbisti siete, più professionisti siete, allora usate materiali, potete usare anche materiali sintetici, perché ne sprecherete di meno, ok? Poi faremo una postilla sulla scelta dei materiali sintetici, sulle confezioni da prediligere. Passiamo ai pennelli. Il pennello, ombretta, ma perché in setola di bue? Ma perché in martora? Ma voi pensate che vengano uccisi per quelle produzioni? Quanti pennelli pensate si vendano all'anno nel mondo? Nessuno investirebbe nell'allevamento di un animale per fare pennelli. Anche perché per fare un pennello servono talmente tanti pochi peli che basterebbero 5 animali per fare il pennello di una nazione, i pennelli per una nazione, voglio dire. Nessuno investirebbe su questo. Quelle setole che voi poi vedete sono scarti di lavorazione di altri settori industriali, alimentare, d'abbigliamento. È così. Noi viviamo degli scarti delle altre produzioni. E allora, io cosa consiglio? Un pennello fatto con lo scarto di una produzione che altrimenti andrebbe buttata, una ghiera in metallo e un manico in legno, o un pennello che ha delle setole plastiche, una ghiera in metallo e un manico in legno? A questo punto la scelta sarebbe automatica. Per di più, quelli in setole animali performano meglio, di conseguenza vi dico, scegliete quelli in setole animali. Quindi vedete che è un
un video sulla sostenibilità che va assolutamente controcorrente. Ma perché va controcorrente? Perché è un video ragionato, non è un video. Allora, quando si vuol fare qualcosa per qualcuno, non è l'istinto che deve avere la meglio. Se io voglio salvare mio figlio, non mi devo fare da un pericolo, non mi devo fare prendere dall'impeto. Devo, proprio perché quello che devo salvare è un qualcosa di prezioso e io paragono mio figlio al pianeta, devo ragionare alla lunga, non alla momentanea. Io momentaneamente scelgo no l'aceto, l'animale, perché io sono contrario allo sfruttamento degli animali sul pianeta. Ok, giustissimo, ma si può essere anche contrario allo sfruttamento degli animali sul pianeta, ma prendere atto che quel settore non incide sulla scelta di sfruttare l'animale. Cioè, se nessuno mangiasse più carne, cosa impossibile, non verrebbe ucciso neanche un animale per fare il pennello. Se nessuno usasse determinate pellicce, ma non in Italia dove non si usano più, ma in molti altri paesi dove le pellicce ancora vivono anche per questioni climatiche e hanno un mercato smodato, no? E se nessuno usasse più il piumino d'oca, allora non ci sarebbero i pennelli. Nessuno investirebbe nell'industria animale per soddisfare le esigenze degli artisti. Vedresti in giro magari degli artisti scalcagnati che andrebbero a tagliare ciocche senza uccidere l'animale, andrebbero semplicemente a tagliare, a tosare ciocche da un animaletto per farsi il pennello. Quindi capite bene la valenza della scelta ecologica, che non è quella che sta alla superficie. Grattatela alla superficie, guardate oltre, aprite la vostra mente, non vi fermate alle banalità, perché le banalità molto spesso vengono inculcate dal merchandising per farci investire il nostro capitale in nuovi bisogni che non soddisfano invece quelle che sono le esigenze del mondo. Parliamo però anche dei pennelli sintetici. C'è chi invece non vuole assolutamente addivenire ad una scelta di questo genere. No, assolutamente no, io compro pennelli sintetici. Sono un hobbista, mi piace lavorare, ne voglio, oppure non ho i denari a sufficienza per comprare le setole animali, che hanno un costo di gran lunga superiore. Parliamo di un 15 euro un pennello a setole animale contro un 3 euro un pennello in martora sintetica, per intenderci. Quindi il mio portafogli non mi consente quella scelta, seppure ecologica, perché molto spesso uno non riesce ad essere sostenibile proprio per una questione pecuniaria, proprio perché il sostenibile in questo momento è necessario e prima di adesso che è necessario era stato di moda, quindi tutti i prezzi intorno al sostenibile sono lievitati. Tanto per intenderci, no? E allora cosa faccio? Come posso essere comunque sostenibile pur utilizzando colle che non sono animali e pennelli che non sono di origine animale, da scarti di animali? Bene, avendo cura del materiale che avete. Avete un pennello in martora sintetica, l'avete pagato 4 euro, questo non vi deve dare la licenza di pensare, beh, è costato poco, se lo rovino non ci fa niente. I veri artisti, i veri pittori e coloro che hanno un animo ecologista, un animo che è rivolto all'ambiente a lungo termine, risparmiano sul materiale. Cosa significa? Che il proprio pennello è sacro, sacro. Ogni fine sessione io lo lavo, lo pulisco, lo netto, setola per setola. Faccio in modo che quel pennello non duri un mese, ma duri 20 anni. Io ho pennelli di quando andavo in accademia e non per avarizia, non per esagerata accortezza, ma perché più i pennelli li conservo, meno impattano nell'ambiente se sono di origine non animale. Più i pennelli li conservo, meno ho bisogno di attingere al mondo animale se sono pennelli in setola naturale.
Quindi molto della sostenibilità non è data dal materiale, ma è data dai nostri comportamenti, da come poi noi utilizziamo qualunque tipo di materiale. La prima cosa da fare è avere disciplina. Alla fine di ogni sessione di lavoro bisogna ripulire perfettamente, in maniera anche non impattante, quindi non usando dei diluenti o dei solventi che siano impattanti sull'ambiente, o usate degli oli naturali che comunque hanno sempre un minimo impatto. L'olio è non è solubile quindi all'acqua, quindi ha sempre un minimo impatto sull'ambiente, però è naturale. Quindi usate con avvedutezza, insomma, con raziocinio, quelli che sono i vostri materiali. Tutti i colori naturali che derivano dalla fusione di pigmento medium naturale, come può essere l'uovo, il latte, vi ho fatto i video della tempera alla caseina, della tempera all'uovo, usateli quei colori, sono dei colori meravigliosi che durano per tutta la vita, degli acquerelli fatti in casa, usateli. Perché vi spingo a farveli in casa? Perché i packaging vengono meno e il packaging di un acquerello è sempre meglio scegliere in latta che non in plastica. Per esempio, no? Eppure quasi tutte le aziende li fanno in plastica. Bene, ma noi che possiamo comprare anche i godet singolarmente, potremmo avere delle bellissime scatole in latta all'interno dei quali alloggiarli e eliminare tutto quello che è il PEC in plastica. Vi ho fatto vedere gli acquerelli in foglio. Quelli in pratica non hanno residui plastici, è una bellissima idea ecologica per poter fare acquerello. Quindi la scelta sta anche nel packaging, non soltanto nella materia. Pensiamo agli acrilici. Gli acrilici, quando uscirono, avevano soltanto un formato, il barattolino di vetro, che tutti trovavano scomodissimo perché il tappo certe volte si sporcava l'imboccatura del barattolo e il tappo non chiudeva più bene, perché il colore arrivato a metà si essiccava e quindi era scomodo. Ma non era scomodo il barattolo, eravate scomodi voi, nel senso voi, non noi, io no, perché non l'ho mai fatto, ma chi si è lamentato? Si lamentava del fatto che il prodotto non fosse comodo, questa brutta parola, la comodità. La comodità ha distrutto il mondo. Se dopo ogni sezione si avesse la cura e l'amore per le proprie cose e si pulisse la ghiera del barattolo e la ghiera del tappo, se dopo ogni sessione si mettesse uno strato di carta pergamena, se volete essere ecologici, o semplicemente un quadratino di pellicola trasparente, sempre la stessa, sul margine, o di carta forno sulla superficie del colore, quel colore non essiccherebbe mai neanche dopo 20 anni. Ma a noi piace la botte piena e la moglie ubriaca, quindi quando sentiamo un colore acrilico in tubetto ci vibra l'anima e diciamo: oh, il tubetto, zero sprechi, il tubetto lo chiudi, il tubetto lo spremi e riesci a conservare tutto il contenuto. Ma il tubetto molto spesso è di plastica e bene che vada, ha il tappo in plastica ed è una produzione di plastica suppletiva. Quindi molto spesso, per essere sostenibili, dobbiamo rinunciare a un pezzetto della nostra comodità, prediligere per gli acrilici il packaging in vetro, prediligere per gli oli il packaging in metallo, prediligere sempre l'usare bene i colori, in non farli essiccare. E ci sono i video su Arte per Te su come conservare i colori. Bisogna avere in pratica una disciplina che deve prescindere dalla moda del momento e dal moto sociale che ci sta coinvolgendo tutti sulla sostenibilità. Bisogna essere responsabili al di là di quello che ci dicono gli altri, ma sentire questa responsabilità. E questa prima responsabilità dovreste sentirla nei confronti del vostro lavoro, che vi sostiene e che vi dà modo di comprare i materiali di restauro e di pittura e di creatività.
E quando fate qualcosa, non fatela mai tanto per farla. Lo so che vi sto caricando di una responsabilità immensa, ma qui parliamo di sostenibilità, non parliamo della fiera del paese. Se vogliamo essere sostenibili, dobbiamo avere una mente sostenibile e soprattutto dobbiamo avere una mente pensante. Parliamo di carte. La carta, il materiale più sostenibile. Ma cosa dite? Non è così. Ci sono alberi, ci sono piccoli boschi, i famosissimi boschi cedri, che vengono coltivati e ciclicamente disboscati per creare la carta. Adesso, posto che la sostenibilità non può essere fatta solamente nei confronti di un mondo visto così come una palla tonda verde e azzurra, senza chiederci di cosa è costituito il mondo o di animali che non sappiamo con il nostro gesto se salviamo oppure il nostro gesto è pari a zero, è soltanto una forma di protesta muta che finisce all'interno delle nostre case. Noi dobbiamo essere più incisivi nella nostra sostenibilità, dobbiamo crearci una scelta. E allora, molto spesso la carta non è sostenibile perché proprio impatta sui boschi cedri, impatta anche sui boschi che non sono cedri ma sono boschi veri e propri. E allora per essere sostenibile una carta cosa deve avere? Deve essere cruelty free, acid free. E deve essere una carta, se volete, se proprio siete amanti delle non colle animali, oramai ci sono anche carte che non sono trattate con colle animali, ma deve essere vegan. E deve essere, ma dovete vedere con cosa è stata sostituita la colla animale, perché se è stata sostituita con una colla chimica, ritorna al discorso di prima. Quindi essere sostenibili, ma con cultura alle spalle, non approssimazione sentito dire. Essere sostenibili oggi è un qualcosa di davvero difficile che deve partire dal proprio modo di esserlo. E allora, per essere sostenibili bisogna innanzitutto scegliere di creare bene. Finché non si è bravi in qualcosa, non sprecare, 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 ma fare le scelte giuste anche sulle carte. Finché io non sono bravo, è inutile che compro carte che hanno un trattamento particolare o che sono di un certo pregio o che contengono cotone al 100% per l'acquerello. Prima imparo, dopo investo, perché questo investimento futuro verrà meno sprecato. Anche i pennelli, prima compratene 2-3, salvaguardateli, teneteveli come il vostro piccolo tesoro, ma non comprate, non fate un investimento su tanti pennelli che sprecherete in breve, che dovrete buttare necessariamente in pochi tempi. Nella scelta del pennello, le ghiere, nella scelta del pennello, qualche suggerimento, ci sono pennelli laccati a vernice e pennelli laccati a gomma lacca. Scegliete quelli laccati a gomma lacca, i cui manici sono laccati a gomma lacca. Informatevi sui siti delle case produttrici, ci sono, oggi come oggi c'è internet, potete informarvi su tutto, chiedere direttamente a loro e vedrete che il mondo dell'arte è un mondo così piccolo e di settore, che se le domande di un certo prodotto aumentano nell'ordine delle centinaia di persone, quindi non delle migliaia, già delle centinaia di persone, gli addetti alle vendite ci fanno un pensiero su quel tipo di prodotto, perché non siamo tanti a comprare in belle arti, non c'è tanta produzione, quindi state in un certo senso sereni, l'arte di per sé non è del tanto impattante, ma se uno vuole vivere una vita solidale deve farlo in toto. Quindi non lasciatevi andare a commenti di cuore tipo "oh povero coniglio", parentesi, la colla di coniglio oggi come oggi non credo sia fatta più con i conigli, è una cosa antica, si parlava di colla di coniglio quando la massaia nell'epoca di Michelangelo faceva il coniglio a pranzo e poi passava il tizio delle colle, prendeva tutte queste rimanenze dei pranzi e faceva la colla bollita. Quindi si chiama così, come la colla cervioni non è fatta coi cervi, ma sono scarti che altrimenti sarebbero buttati e che comunque ci sarebbero stati.
dati che fanno in modo che si possano creare ancora oggi queste colle. Se non ci fossero questi scarti, nessuno più investirebbe nella produzione di queste colle, perché non ci sarebbe un ritorno, ok? Non ci sarebbero allevamenti per fare pennelli o allevamenti per fare colle. State sereni su questo, piuttosto siate oculati nell'utilizzo delle colle. Siate molto molto oculati. Le tele, quando cominciate a disegnare o anche quando siete esperti, molto spesso capita tra gli esperti, tra i professionisti, che le carte scelte per dipingere o disegnare non siano poi delle carte così blasonate, ma siano anche fogli di giornale, vecchi fogli di libri su cui fare acquerelli, vecchi cartonati, vecchi cartoni da imballaggio, perché dipingere su supporti alternativi dà quel quid di più estroso alle opere d'arte. Bene, sperimentate in tal senso, non c'è bisogno di avere l'album di ultimo grido per disegnare e non c'è bisogno di sprecare carta nuova per sperimentare. Questo deve partire dalla sensazione personale del non sentirsi subito Michelangelo Buonarroti, ma nel dire sono nella fase di accoglimento delle nozioni, quindi posso benissimo sperimentare anche su materiali non nobili. Ultima cosa, quando comprate i materiali, comprateli italiani, anche questo è un modo fondamentale per essere sostenibili. Una cosa è fare arrivare roba da fuori che deve percorrere con mezzi di trasporto grandi spazi, una cosa è comprare i prodotti più vicini, i prodotti nei posti più vicini a dove viviamo. Una cosa è prendere vernici da Firenze, una cosa è prendere vernici da New York, una cosa è prendere colori dall'Italia, una cosa è prendere prodotti da altri paesi del mondo. Lo so che anche su Arte per Te vi ho parlato di prodotti di altri paesi del mondo, ma io ho un lavoro che si basa su questo, quindi il mio è un'esigenza di sostentamento personale basata sul lavoro, ma chi è hobbista può benissimo imparare sui nostri prodotti che sono di altissima gamma, cioè non sono dei prodotti da meno di quelli esteri, e poi un domani, quando sa che quel prodotto non verrà sprecato e quindi quel sacrificio del trasporto potrà essere giustificato con una produzione alta, e allora sì che potrà regalarsi. Cioè riscopriamo un po' la semplicità, riscopriamoci un po' più basici, non miriamo subito al top, perché non è necessario e non è sostenibile. Per pulire i pennelli, le pezzette, le famose pezzette di cui mi sentite spesso parlare, ricavatevele ogni volta che buttate una vecchia maglietta di vostro figlio che non entra più e che non potete regalare perché è troppo vecchia. Non buttate, non date retta a Marie Kondo, ritagliate a tanti quadratini e fatevi il monticello di pezzette. La pezzetta nella creatività è molto più sostenibile della spugna, è molto più sostenibile dello scottex, è molto più sostenibile della carta, del bagnasciuga. La pezzetta, quella santa pezzetta che poi si mette in lavatrice e torna perfetta. Il camice, indossatelo quando lavorate, o il grembiule, perché il camice preserverà i vestiti. Sono tutte piccole sciocchezze che vi sto dicendo, ma che sono sostenibili, perché il camice addosso vi precluderà di macchiarvi e quindi di sprecare per comprare altro vestiario. Sono piccole accortezze che partono da qui e non partono dal mercato. La responsabilità della sostenibilità dell'arte è soltanto vostra. La preparazione delle tele, fatevela da soli. Ci sono tantissimi video su Arte per Te e non solo, in cui vi si spiega come trattare il lino per mettere su il gesso con la colla di coniglio e poi
prepararvi una tela. La tela ve la potete preparare anche con lo stucco acrilico, ma ricordatevi che quello stucco acrilico rimane per sempre. Qual è la colla acrilica meno impattante? Ok, ve lo dico, è la colla vinilica. La colla vinilica è biodegradabile all'80%, quindi ricordatevi che quel 20% rimane per sempre. Ok? Bene, da questo momento fate i vostri passi nell'arte con consapevolezza, aprendo la vostra mente e non fermandovi alle etichette. E così, io spero, possiate approcciare al vostro percorso di sostenibilità su tutti i fronti. Io farò un video molto simile a questo sul mio canale Ombretta, anzi se non sei iscritto ti aspetto anche su Ombretta, dove si parla un po' di tutto, ma soprattutto di lifestyle, e dove voglio parlare della sostenibilità a 360 gradi, che vada oltre a quelle che sono le vetrine della sostenibilità. La sostenibilità pensata, come vivere ognuno di noi secondo le nostre proprie esigenze la nostra sostenibilità, perché non serve che tutti si faccia la stessa cosa, ma serve che ognuno faccia qualcosa e che ci si muova in questo senso. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia chiarito un po' dei concetti e vi abbia fatto mettere ordine in quei cassettini delle priorità che molto spesso sono tutti alla rinfusa. Se il video vi è piaciuto condividetelo, se pensate possa essere utile lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per avere l'avviso sui successivi video, e noi ci incontriamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao.